Italservice e Ratti ancora insieme. L'eccellenza pesarese dello stile ha rinnovato questa mattina la partnership con la plurititolata società di calcio a 5 della coppia presidenziale Simona Marinelli e Lorenzo Pizza. Un matrimonio rinnovato alla presenza di squadre e staff tecnico reduci dalla trasferta infrasettimanale di Genzano, finita con un pareggio 1-1. La collaborazione con l'Italservice è nata prima di tutto da un'amicizia con la famiglia Pizza, sono nostri clienti ma sono veramente, possiamo anche definirli amici, e da questa cosa è diventata una cosa comunque interessante, uno spunto interessante per fare una collaborazione sul territorio di due realtà che comunque hanno una loro importanza nello sport e noi ovviamente nel nostro ambito imprenditoriale. E lo sport perché? Perché lo sport ha sempre rappresenta dei valori positivi. E quindi rappresenta prima di tutto un ambiente molto giovane. Noi abbiamo sempre tenuto al discorso di coinvolgere appunto i giovani sia come imprenditori sia come clienti, e quindi per noi è molto importante un legame comunque con i giovani. E poi lo sport è comunque una cosa positiva perché è impegno, è sacrificio, ma è anche tanta gioia, tanta, no, di voglia di arrivare e di vincere. Quindi è una cosa che comunque ci rappresenta anche in questo senso. Ci teniamo soprattutto anche per Pesaro, perché tutto quello che viene fatto a Pesaro, le cose così importanti, così noi le sosteniamo sempre, anche perché è la nostra città e quindi siamo stati sostenuti, e ci fa piacere sempre ogni cosa particolare che sostenerla. Perché se il connubio c'è anche quest'anno, vuol dire che sì, che è importante, diciamo, la squadra Italservice, ma sicuramente la famiglia Pizza e il marchio Italservice è importante dentro il panorama pesarese, e avendo qui una partnership con Ratti, una boutique che non c'è bisogno di presentazioni, soprattutto da parte mia, per noi è soltanto che un onore e un piacere, ecco, entrare su una location così bella, storica, per il panorama proprio pesarese, per tutta la città di Pesaro, per noi è soltanto motivo di orgoglio. Intanto il Tour de Force di gare in una settimana ha partorito il secondo 1-1 consecutivo. A Genzano si è sbloccato De Oliveira, portando avanti l'Italservice, poi raggiunta nel finale. Con una leggera amarezza per aver subito il pareggio nel minuto finale, però dall'altra parte con una grande consapevolezza di quello che è il reale valore di questa squadra, che lo ha dimostrato in casa della seconda in classifica, gestendo per larghi tratti la gara e avendo anche l'opportunità di portare a casa meritatamente 3 punti. Poi giustamente il nostro sport è così, nei finali di gara col portiere in movimento può accadere di tutto, in questo caso è toccato a loro riuscire a cogliere un pareggio. Io credo che la partita dove io personalmente qualche recriminazione, qualche frustrazione, come hai detto te giustamente, credo sia Sandra Abate in casa, lì sicuramente in casa deve essere il nostro fortino, perché poi è un campionato livellato dove basta pochissimo per salire ma basta ancora meno per scendere, dunque sicuramente la partita con Sandra Abate in casa potevamo fare sicuramente meglio, come potevamo fare meglio a Came, però abbiamo visto lì a Treviso che non è facile, abbiamo visto ieri vinta Sandra Abate, tutti i risultati livellati, sabato, venerdì affrontiamo il Verona che comunque anche ieri ha dato filo da torcere al Napoli, dunque non ci sono partite scontate in questo campionato, sicuramente in campionato livellato dove non c'è una squadra ammazza campionato, però la costanza e la regolarità nei risultati secondo me farà la differenza.